Buongiorno mondo. Credo di essere sopravvissuto a questa notte di vento e freddo. Dico credo perché non so se sono io realmente qui a parlarvi. Adesso devo trovare il coraggio di venire fuori, prepararmi, vestirmi, e fuori ci sono ancora 8 gradi. È umido. Devo farcela. Sì, mi convinco. La nebbia. Ok, anche oggi, con tutta calma, ho smontato la tenda, caricato tutta la bici e non immaginate nemmeno quanto umidità ci sia. Ho le mani raggrinzite come se fossi stato 2 ore dentro la piscina. E vi faccio vedere se si riesce a capire dalla sella quanto è zuppa e la bici. Questa è tutta l'umidità che c'è. Per fortuna si sta un po' aprendo il cielo. Di là è ancora brutto. E c'è vento, ragazzi, c'è vento, ma si parte. Sono le 7:56. Tardino, ma va bene. Ce la prendiamo con calma, siamo in ferie, cazzo ce ne frega. Ragazzi, vorrei solo farvi vedere quanto sono zuppi i miei piedi. Guardate un po'. E questo solamente per fare la strada nell'erba dall'acqua. È umido, è davvero umido. Porca miseria, e adesso ho i piedi bagnati e c'è vento. Spero che si asciughino prima che mi si crepino del tutto. A dopo. Muoio però. Ma che discesina figa vi ho fatto fare prima, con le lepri che attraversavano. Spero che si vedano anche nel video. Peccato fosse solo un po' in ombra, e quindi per fortuna mi ero messo su l'antivento. E però i piedi bagnati con quell'aria frizzantina che c'era in quel boschetto li ho patiti. Per fortuna adesso ci sono le salite a farmi riscaldare di nuovo le gambe, quindi non vi preoccupate. C'è sempre da faticare tutti i giorni. Ma si continua a salire, con una pendenza adesso siamo al 6,3% costante, tra il 5 e qualche puntina all'8. Quindi sapete che quando fatico mi dimentico sempre di fare le riprese. Sono tipo a 3, quasi 4 km di salita fatta, contro i 2 di discesa di prima. Preferivo la discesa, Che ne dite voi? A dopo, dai, se no, se parlo anche, schiatto qui. Ciao. Dopo solo 9 km sono già in sosta, ma solo perché stamattina non avevo voglia di farmi il tè, avevo mangiato solo una brioche, quindi mi sono fermato per un cappuccino e una briochina. E riparto subito, ho promesso. Thank you.
c'erano due alternative: quella sulla strada principale, sulla provinciale classica, o quella che suggerisce il buon Komoot, che fa tagliare almeno 3 km facendo una strada di 2, però con una pendenza fino al 12%. Ho detto vabbè, 2 km con quella pendenza lì, al massimo per un pezzo spingo e per il resto vado. Però non avevo guardato che fosse così, tutta di ghiaino. Questa è l'inizio della salita, c'è sta ghiaino fine, e con le borse e le ruote non proprio adatte la bici slitta, o la slitta bicia, non lo so. Comunque non si riesce a pedalare per andare su. Farò 2 km a piedi, cosa ne dite? Vediamo se migliora dopo. Cioè, migliora, è figa, è così, però non da fare con questa bici. Mi lamento sempre, mi lamento sempre, ma basta Giappino, smettila lì. Ciao, a dopo. Allora, ammetto che come un codardo, a un quarto di salita di quella lì sterrata, ho abortito il progetto di percorrerla, ma più che altro perché anche a spinta continuavo a scivolare con le scarpe, rischiavo di farmi male. Perciò ho deciso di fare la provinciale, però guardate un po', non è che promette tanto bene, eh? 15% anche di qua. Oggi devo schiattare un'altra volta? Non è possibile! Per forza di qua, almeno è asfalto. Ragazzi, ma io mi domando, ma perché non sono nato come tutti con la passione per i villaggi turistici? Vai, arrivi, bevi, ti tuffi in piscina, a volte al mare se sei al mare, fai il gioco aperitivo, perché no? Prossima vita, dai! Ore 11.54, sono arrivato a Serra Lunga d'Alba, esattamente sotto al castello, che non credo di riuscire a farvi vedere perché è totalmente controluce, quindi vedete solo una macchia nera, una sagoma di un castello del XIV secolo. E ora riparto, punto ad andare alla morra a pranzare, magari anche solo un panino, visto che trattorie e posti del genere in questa zona saranno cari come il fuoco per le tasche di un povero cassa integrato. Quindi è ora che mi rimetto in pista, perché da qui a là ho un punto dove c'è una salita al 15% di un chilometrino, e lì perderò un po' di tempo, visto che siamo già un po' lunghi. È meglio che mi rimetta a pedalare. A dopo, ciao ragazzi. Di fatica sono arrivato anche al belvedere della morra. Guardate che figata, peccato che ci sia un po' di foschia perché è proprio l'una e mezza, quindi ora con il sole pieno, con un po' di velatura, quindi si vede male, però vi garantisco che il posto è fighissimo. Qua c'è la piazza tutta gremita di bambini che si rincorrono e starnazzano, e adesso vado giù al baretto che ho già visto, ce n'è due, però uno, quello che sembra più carino col door interno, mi sa che è caro come il fuoco, quindi vado nel bar classico dove c'erano anche altri ciclisti sportivi, però che mi hanno passato in salita ed erano già lì che mangiavano. E adesso è il mio turno di mangiare, perché ho la panza lunga oggi. Adesso vado a Barolo, dovrebbe essere facile, no? E poi scendo verso Fossano, non so ancora che strada prendere, ma verso Fossano comunque, perché poi voglio andare a Cuneo e tornare poi a Torino salendo di là, verso le colline del Cuneese di là, Saluzzo, e salire di là. Se do chi tira un po' troppo mi fermo.
panino con le polpettine. Spettacolare. Sembra il panino con le polpette della nonna. Buono. Con un panino così non ho bisogno quasi della cena. Quindi il posto è straconsigliato, si chiama Mangè a La Morra, sulla strada principale, col Dior fuori. Venite, panini top. Seguendo le indicazioni per Barò, ma mi sa che mi conveniva stare sulla statale, cioè con le borse. Ma, no, vabbè, ma è arrivato qua, cioè, comincia la strada normale. Sono quasi arrivato. Dove arrivi? Ci sono i Vercelli. Ah, bene. Sì, ma sei venuto qua in bici? Sì, 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 sono partito. Sono partito da Vercelli, oggi è il terzo giorno, ho fatto Vercelli Alba, poi d'Alba sono salito a Barbaresco, ho fatto il giro esterno. Ah, sì. Ho seguito più o meno la bar to bar, quella traccia lì. Solo che appunto in molti posti è così, e infatti quando vedevo che era troppo impegnativo per le borse, perché serve una mountain bike qua, non è che... sì, perché poi adesso è tanto asciutto, quindi magari scivoli anche perché è polveroso. Sì, no, appena tocchi i freni inizia, poi vabbè col peso appunto non è che la tieni... No, certo. C'ho la tenda e tutto, quindi... Più che altro che sono tutti di salite e discese, che sono massacranti, però sono venuto apposta per quello. Cioè. Qua sì, qua... Io arrivando da Vercelli sono abituato, sei a risai, è tutto piatto. Cioè, la salita qua più grossa è il cavalcavia della ferrovia. infatti adesso per arrivare a Barolo, cioè, ho visto che c'è un po' di discesa, poi di nuovo si tira un attimo su. Da qua scendi fino alla strada laggiù e poi da lì, arrivato qua al fondo dell'incrocio, giri a destra. E tutta salita fino a laggiù. Barolo è quello là? Gruppo di case, sì. Quello là è Barolo? Sì, quello là è Barolo. Quella salita lì è impegnativa, però... ho visto, c'è un pezzo che dice il 18%, 18% neanche a spinta ce la faccio. Forse è quello lì che dice. È perché è abbastanza ripida. Vabbè, con le bike si fa tranquillamente. Con la muscolare lì, faticato. Senza borse, ma io sono senza allenamento, senza niente. Io faccio discese e basta. Così è bello fare così, nel senso ti fai portare su dallo ski lift e poi ti butti giù e via. Esatto, mi piace quello. Buon giro. Grazie allora della chiacchierata e buon lavoro. E niente, i castelli io ve li devo far vedere tutti sempre contro luce. Comunque questo è il castello di Barolo. Sono appena arrivato, tempo di fare un giro veloce, ma non farò tanto di più, anche perché Barolo ci sono venuto già un sacco di volte, sia la festa del vino. Infatti è molto strano vederlo vuoto, perché sono venuto o alla festa del vino o a collisioni, quindi sempre impestato di gente. Adesso è tutto molto tranquillo, non c'è nessuno che gira. E solo che devo far veloce perché ho appuntamento a Fossano, le campane suonano sempre quando parlo e quindi mi mancano ancora una trentina di chilometri arrivare a Fossano, perciò è meglio che mi sbrighi, che sono già le 4:30 passate, no, 4:30 ho suonato adesso, quindi 4:30. A dopo, pedalo, ciao ragazzi. Ragazzi, non dormo al freddo con 6 gradi nella tenda con l'umido che ho patito in questi giorni, ma bensì in un B&B che mi ha trovato Federico, che ringrazio immensamente. Il B&B si chiama Il Bambuseto, spero di aver azzeccato l'accento come il mio solito che li sbaglio sempre. È nella zona sud-ovest di Fossano, è carinissimo. Adesso vi faccio vedere
un minimo la stanza, questa qui è la singola, penso che si veda, il letto, la TV, che a molti può servire, a me anche no, climatizzata. E ora vi vado a far vedere il bagno, che è super anche quello lì, e me lo godrò, mi farò una super doccia e poi mi devo riprendere e magari mi vedo con Federico. A dopo. Credo che non abbiate neanche idea di come ci si senta dopo una doccia rigenerante. Bello, profumato, con la super maglietta della ciclocavalcata alla ceramica. E adesso il compito più difficile della giornata, che non sono state le salite, ma bensì scegliere cosa farmi portare da mangiare. Diciamo che sono andato sulla pizza e adesso c'è la scelta di due pizzerie. Guardate un po'. Una dove ti devi costruire tu la pizza, le basi e poi tutti gli ingredienti. Però diventa un lavorone. Cioè un lavorone, adesso non c'ho proprio testa di farlo. Sono la classica pizzeria lanterna con pizze un po' classiche, un po' standard e più facili da scegliere. Adesso guardo e chiamo e me la faccio portare. Ragazzi, non so se è la stanchezza o se è il troppo relax, ma questa sera ho fatto un po' di casini con le clip video. Vi avevo promesso che vi avrei presentato Fede e Fede non ve l'ho presentato. Ma come prova c'è questa foto qui, che documenta il fatto che comunque ci siamo visti. E comunque adesso vi lascio dire una cosa da lui della serata che abbiamo appena passato a chiacchierare. Quindi a te Fede, dici un po' com'è andata. Eccomi qua a casa in versione Sbragation. Arrivo adesso dall'incontro con il mio amico il Giap, che è partito da Vercelli in bicicletta per il suo tour CDC e oggi è capitato nella tappa fossanese. L'arrivo è stato qua nella mia città e vuoi non andarlo a trovare? Solo che poi tra una birra e l'altra, una chiacchiera e l'altra, il video avremmo dovuto farlo insieme, ma ci è venuto in mente io quando ero a casa e lui quando era già nel letto probabilmente. E allora sai cosa ti dico? Ciao Simo, pedala pedala e grazie del tempo che mi hai concesso.